Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Super Mario 3D World. Ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo fatto un bel po' di livelli con 3 stelle e sono molto soddisfatto per quello che abbiamo fatto, ma qui davanti guardate un po' che cosa abbiamo, il castello finale, definitivo. Quindi non so se quest'oggi ci arriveremo, non so se ci sono dei livelli ancora da affrontare o meno, però in ogni caso tantissimi pollicioni all'insù perché intanto faremo questo livello sin da subito per cercare di avere 6 stelle, no, 6, che dico? Dico 10 stelle che ci possono servire, non so quante ce ne vorranno per sbloccare l'ultimo livello. Questo lo faremo, spero, velocemente. Casa Mistero, arrampicata rapida. Va bene, c'è l'arrampicata e noi abbiamo il gatto che ci serve per arrampicarci. E quindi speriamo. Ok, 10, 9, 8, 7. Non mi interessa quello che c'è lì. Sicuramente c'è qualcosa. Ok, lo posso prendere adesso. Esatto. Esatto. Va bene, andiamo avanti. Vediamo il secondo. Ok. Vai, 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 corri, corri. Corri. 5, 4, 3. Non lo stavo prendendo. Ok, andiamo. Ragazzi, mi raccomando, con i pollicioni all'insù. Ok, mi devo concentrare, quindi a volte mi sto zitto perché devo essere anche molto, molto veloce. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ok, questo qui non era difficile. Vediamo il prossimo. Un'altra arrampicata veloce? Ok, 8, 7, 6, 5, 4, vai, 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 3, 2, 1, yes. E siamo a 5, siamo a metà. Ottimo. Vai, 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 vai. Ma sono gli stessi di poco fa, solo che sono un po' più difficili? Yes, sono un pochettino più difficili. Perché inseriscono qualcosa in mezzo. Ecco perché qualcuno sembrava facile. Ok. No, 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 no. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa. Allo scadere, l'ho presa, l'ho presa. Non mi interessa, l'ho presa. Ok, lì è un pochettino più ostico rispetto a prima, però va bene. Oh, yes. Ok, e adesso io piano piano mi... Ok, mi riprenderei le monetine, ma non ci sono, quindi va bene. Mancano gli ultimi due. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua. Ok, 4, 3, 2, 1. Manca l'ultimo, signori, manca l'ultimo. Vediamo qual è. Ok, arrampicata estrema, suprema. Vai, 7, 6, 5. 4, 3, 2. Allo scadere, signori. Il tempo era proprio risicatissimo. Ma allo scadere li abbiamo presi tutti. Al primo tentativo. Già solo per questo, ragazzi, mi aspetto tantissimi like. Vai, vai, su, 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 su. 166. Perfect. Bene. Bene, bene, bene. Allora, forse andava ancora meglio con Todd, che era più veloce. Però siamo stati grandiosi. Quindi sono soddisfattissimo ancora una volta. Andiamo avanti. Valle magma dei rimbo qualcosa. Adesso lo leggo. Valle magma dei rimbon blocchi. Questi nomi, raga. I rimbon blocchi. Allora, cosa sono questi rimbon blocchi? Sono sicuro che adesso questi cosi si muovono. No! 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 Aiuto! Aiuto! Quasi che ci vuole Peach. Quasi che ci vuole Peach. Mi ha salvato tantissimo. Ok, quando diventa triste, questo coso si sposta. Ok, no. No, peccato. Peccato. Ho capito come funziona, ma questo è difficile. Allora, non utilizzo il coso. Ecco, perché quello che vi stavo dicendo lo perderei subito. Non utilizzo il gatto perché tanto non serve. Almeno me lo tengo. Va bene, andiamo. Qua forse Peach. Aia. Questa è tosta, eh? Questa è tosta. Proviamoci di nuovo. Forse questa telecamera così me la consiglia per qualche motivo. Vai due. Vai tre. No, no, no. Questo è veramente difficile. Questo è veramente di... Prima ero andato meglio. Aia. Forse devo saltare un pochettino più avanti, però, eh? Ok.
Ok, devo andare comunque avanti. Ok. Allora, devo andare un pochettino avanti rispetto a dove va lui. Vai. Ok. Ok. Aiuto. 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 No, vabbè, anche così che sparano. Ma dai, ma questo qui è difficilissimo. Non ci credo. Pure con Peach. No, non utilizzerò quello. Anche perché se cado nella lava non credo mi possa salvare il Tanuki speciale. Aiuto. Aiuto. Ok. E il primo ci sono riuscito. Devo mettermi un po' più avanti. Ok. Forse Peach in realtà non mi serve perché è appunto un po' plana. E quindi forse non mi conviene. Non lo so però. Ok, no, 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 no. Perfetto, cambio. Ok, allora mi devo mettere davanti e saltare. Davanti e saltare. Davanti e saltare. Questa qua mi frega quasi sempre. Davanti e saltare. Davanti e saltare. Faccio bene a dirlo, mi do il ritmo. Mi do il ritmo, signori, mi do il ritmo. Ok, un po' di riposo. Ok, davanti e saltare. Davanti e saltare e scendi. Ok, davanti e saltare. Davanti e saltare. Perfetto. Bisogna trovare il ritmo, ragazzi, perché altrimenti si perde. Tanuki per noi, va bene. Dammi il checkpoint. Ma perché non me lo stai dando ancora? Non va bene che non mi dai il checkpoint. Ma perché ci vado addosso? Perché ci vado addosso? Frey, me lo spieghi perché a volte. Ci vai proprio addosso ai nemici. Comunque, perché non mi dai il checkpoint adesso? Eccolo. Yay, sì. Yay, guarda qua chi c'è, il nostro amico. Ok, avanti e saltare. Ok, adesso scivola. Ok, via. Pure con quello. Va bene. Va bene, va bene, ci sta. Perché bisogna considerare tante cose, non solo quello che ruota e quindi devi fare il solito avanti e saltare. In più, quell'altro ti lancia le cose e in più cambia anche direzione. Cambia anche direzione, quindi appena finisce questa scivolata, noi dobbiamo andare da questa parte e poi da questa. E poi da questa. E poi da questa. Di qua. Ok, dai. Scivola di nuovo, va bene, una vita in più, vamos! Me la sono rischiata alla fine. Me la sono rischiata alla fine. E andiamocene. Via, via, via. Via. Pigliamoci eventualmente queste. 4, 5, 6, 7, 8. Ciao! È stato bello, ma non lo rifarei. Tanuki per noi, che non so a cosa mi possa servire, forse perché è un po' plana. Allora, lì va un po' avanti, poi a sinistra e poi a destra. Aiuto, questa è tosta. Avanti e saltare. Avanti e saltare. Avanti e saltare. Avanti. Ok. Andiamo di qua. No, 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 no. No, adesso il checkpoint è indietrissimo. Ok, ci sono di nuovo, quella parte di poco fa, almeno questa volta sono riuscito a farla immediatamente. Questo è difficile anche perché cambia la grandezza ogni volta che ruota, perché qua è largo, poi io salto e qua è piccolo, qua salto ed è largo, salto ed è piccolo, salto ed è largo. No, di nuovo nello stesso? No, 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 no. Non devo fare il secondo saltino. L'ho fatto e mi sono salvato. Non so come. Non so come. Ti prego, non cadere adesso. Ti prego, no. Ti prego, no. No. No, no, no. Dai, è difficile. È troppo difficile. Cioè, raga, ormai questo qui lo so a memoria come si fa. Lo sto provando così tante volte che lo so a memoria. Guardate. Pazzesco. Questo è il livello più complicato che ho mai fatto, sì. Assolutamente. No! No, non mi interessa la stella.
Non ci credo che ce l'ho fatta, ancora non ci credo. Non ci credo che ce l'ho fatta. Non ci credo. Non ci credo che ce l'ho fatta. Non ci posso credere che ce l'ho fatta. Non ho preso l'ultima stella anche se era fattibile. Ma non... No, io non ci posso credere che ce l'ho fatta. Non ci posso credere. Ragazzi, ci ho provato... Penso che a inizio episodio avessi circa 40 vite. E adesso ne ho 26. Quindi quasi una ventina di vite ho perso. Cioè, ragazzi, ho perso una ventina di vite. Credo sia il livello più difficile che abbia mai fatto in questo gioco. Soprattutto quella parte finale che ho riprovato troppe volte. Troppe. Ragazzi, allora, mi sono distratto. Che cosa è successo qua? Ah, mi sa che qua abbiamo due livelli di boss. E mi sa che ce li facciamo oggi, visto che... Partiamo da questo. Rivincita con boss giù la bolla. Ok. E l'altro, sua sibilanza. Sua sibilanza è difficile. Anche giù la bolla, in realtà. Proviamo con lui, intanto. Proviamo con giù la bolla. Cerchiamo di farli entrambi. No, vabbè, mi lascio... Lascio Peach. Allora, io adesso ho il Tanuki. Però vediamo se ci consiglia... Qualcos'altro. Addirittura ci consiglia questo. Ok, sì, anche la prima volta ci ha dato la ciliegia. Va bene, andiamo. Andiamo verso il boss. Andiamo a vincere contro questo boss, si spera. Pronti, signori? 3, 2, 1. E rieccolo. Vieni. La prima volta ti ho battuto e adesso proverò a ribatterti. Proverò. La prima volta non eri dorato, vero? Va bene, ok, allora, mi devo ricordare cos'è che fa. Cosa fa? Ah, già ho perso una copia. Ok, lo devo andare a prendere, forse mi conveniva Todd, è più veloce. Forse mi conveniva Todd. Ok, una volta l'ho preso, l'ho colpito. Ok. Via, 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 via. Ok, ok. La prima volta non faceva così. Ok, cerchiamo di prenderlo. Sì, mi serviva, mi sa, Todd, eh. Ok, preso la seconda volta. Adesso ne abbiamo tre. Certo, Todd che è più veloce sarebbe stato un po' più utile, ma va bene comunque. Dobbiamo intanto andarcene dai suoi balzi. E poi... Ok, via. Dobbiamo andarlo a prendere. Via, via, ti vengo a prendere. Yes! Andiamoci a prendere anche questo, vai così. Grande Peach, grande Peach. Ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Yeah. Pigliamoci la stella. E basta più giù la bolla. È l'ultima volta che affrontiamo giù la bolla, mi sa. Ok. Con due Peach Tanuki ci andiamo a prendere un po' di tempo in più, anche se ne avevamo ancora abbastanza. E andiamoci a fare anche l'altro boss immediatamente. So che magari sicuramente io ve l'ho... vi ho tagliato alcune parti di prima perché ho registrato per penso più di mezz'ora, forse, solo per il livello precedente. Quindi... Quello che io ho qui come tempo è un po' falsato, però penso che ce la possiamo fare senza che diventi un episodio troppo lungo, anche il prossimo, ovvero sua sibilanza, la rivincita con sua sibilanza. Ok, andiamo subito da sua sibilanza, anche se da lui ci serve il gatto come power up. Perfetto, però tanto ce lo dovrebbe dare poco prima di raggiungere il boss, quindi... Let's go, andiamo, rivincita con sua sibilanza. E poi nel prossimo appuntamento, che dovrebbe essere l'ultimo, sempre se riusciamo a battere sua sibilanza adesso, ci sarà lo scontro finale. Non mi ha dato niente? Non me l'aspettavo questo, mi aspettavo un power up, invece no. E adesso come faccio? Posso utilizzare il power up che ho di riserva adesso senza perdere il primo? Proviamo. Ok, perfetto. Ok. Eccolo lì. Sua sibilanza, ha cambiato anche colore. È la regina. Prima era il re, adesso è la regina. Allora, mi ricordo lui come si fa, me lo ricordo abbastanza bene. La prima volta avevo velocizzato un po' anche la lotta perché
era davvero lunga. Primo. Ok. Però mi pare che la prima volta l'ho sfidato senza sapere bene come fare. Vediamo da dov'è che fa spuntare i suoi amichetti. Da questa parte. Ok. Via, due. Perfetto. Manca il terzo, manca il terzo, manca il terzo. Ok. No. No, lui era troppo basso. Ok, ok, vai, 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 vai. Non vedo più niente perché aveva laggato. Però ce la faccio lo stesso. Signori, è un perfect. Signori, è un perfect. Signori, è un super perfect. Ragazzi, per rifarci di quel livello che veramente abbiamo sofferto tantissimo, almeno io, a farlo, a rifare 30.000 volte la stessa cosa. Vai così, vai così. Le giravolte pure facciamo. Bene. Yes. Ottimo. Senza perdere vite, senza perdere niente, andando velocemente. Ancora abbiamo più di 400 secondi, in teoria, per poter finire questo livello. Siamo stati bravissimi. Troppo bravi. Troppo bravi. Allora, cerchiamo di prenderci il massimo da questo. Signori, top. Davvero il top. Ce l'abbiamo fatta. Livello completato, ragazzi, e mi sa che era l'ultimo prima di arrivare dal boss finale, quindi ragazzi mi raccomando, adesso serve tutto il vostro supporto, più di qualsiasi altra cosa, perché lui se ne va, sua sibilanza se ne va, e si apre il portone verso il castello finale. C'è una vita lì a sinistra? La posso prendere? La vedete lì a sinistra? Adesso ancora non si vede... C'è... Guardate quante stelle ho. Guardate quante stelle ho. 170. E quante ce ne vogliono? 170. Questo è un segno del destino, signori. Mi poso qui proprio, mi fermo qui per dirvi che l'appuntamento della prossima volta sarà epico. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirmi lasciando tantissimi pollicioni in su per darmi la carica. E mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina se c'è in descrizione per non perdervi la sfida finale contro Bowser. Ragazzi, ci siamo, sono carico come non mai. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, non mancate. Grazie mille per aver visto il video fin qui. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.